non dormire, ma veglia con la parola. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona prima domenica di Avvento. L'Avvento, vedremo tra poco, è un tempo bellissimo col quale iniziamo il nuovo anno liturgico, nel quale ci accompagnerà nelle domeniche il Vangelo secondo Marco, tanto che è l'anno B. Oggi leggiamo Marco 13, 33, 37. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Amen. Carissimi, come poco fa ho detto, l'Avvento è un tempo di attesa. Da un lato è l'attesa di una nuova venuta del Signore Gesù. Personalmente, concretamente, nella nostra vita, in questo Natale, dall'altro aspetto è l'attesa della venuta del Signore, la parusia. Ma a noi interessa una cosa molto importante, ciò che Gesù stesso ci dice nel suo Vangelo. E oggi è molto chiaro, lo ha ripetuto per ben 4 volte. Vegliate, 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 vegliate. Se uno non capisce, dopo così tante ripetizioni, significa che non stiamo ascoltando. E l'ascolto della sua parola, delle parole di Gesù, libera il cuore. Ci rende sempre più conformi alla sua volontà, a quanto lui chiede da ciascuno di noi in questo tempo speciale. Un tempo di preparazione, un tempo di attesa. Quando Dio viene, fa nuove tutte le cose. Quando Dio viene nella nostra vita, nella nostra storia, Lui ci sorprende sempre con il suo amore, con una misericordia grande e ci dona molto più di quanto gli stiamo chiedendo. Ma sono importanti alcuni atteggiamenti. Oggi vediamo l'atteggiamento della veglia, dell'essere svegli quindi. C'è una contrapposizione. Gesù lo dice alla fine: vegliate dunque e fate in modo che quando giunge il padrone di casa, di sera o a mezzanotte, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quindi significa che ci sono 2 modi di vivere la nostra vita, non solo spirituale, attenzione, non dividiamo un mondo spirituale da un mondo reale, perché allora dovremmo dividerci in 2, essendo corpo e anima. Noi siamo sempre spirito incarnato, quindi non dobbiamo nemmeno dividere il nostro atteggiamento di vita. Certamente a volte ci dedichiamo esclusivamente alla preghiera, in relazione e in comunione con Dio e nella comunità. Chiaramente è un tempo di preghiera, ma io nel mio vissuto quotidiano sperimento l'azione di Dio che interviene giorno dopo giorno nella mia vita, mi aiuta, mi sostiene, anzi è proprio nella difficoltà che sperimento la mano di Dio all'opera. Ecco allora cosa significa vivere in modo da addormentati o vivere in modo da persone sempre sveglie. Significa seguire lo spirito, seguire la carne. Cioè, coloro che si addormentano facilmente ogni giorno sono coloro che si lasciano sedurre dai desideri della carne.
Se leggiamo la lettera ai Romani al capitolo 8, comprendiamo molto bene che cos'è ciò che la carne vuole. La carne vuole ciò che è contrario allo spirito, qualcosa di piacevole, di concreto, qualcosa di immediato. Lo spirito invece attende, è paziente, vede una promessa di Dio e la sa aspettare giorno dopo giorno. La carne vuole subito, immediatamente, la logica del mondo di oggi. Vivere essendo svegli significa innanzitutto custodire la parola di Dio, le parole del Vangelo. Ogni giorno accoglierle nel nostro cuore, proclamarle e farle nostre. Ecco, l'essere svegli cosa significa? Avere una disciplina di vita. Ed essere pronti significa che ogni giorno io decido e ho deciso di seguire e ascoltare la sua parola, perché non posso vegliare senza la parola di Dio. È un'illusione dire sono in comunione con te, oh Dio, sono in comunione con te, io credo che tu ci sei, ma poi non ascolti quello che ha da dirti. Non ascolti le promesse che Lui ci ha dato. Allora iniziamo bene l'Avvento. Lasciamo dormire altre persone. Noi vogliamo stare svegli nella e con la Sua parola. Signore Gesù, grazie per il Vangelo di oggi. Grazie perché Tu mi inviti insistentemente a vegliare, ad essere sveglio, ad ascoltarti. Signore Gesù, io voglio invocare il dono del Tuo Spirito Santo nella mia vita, perché il Tuo Spirito mi apra gli occhi, mi apra gli orecchi di fronte a ciò che Tu mi dici, a ciò che oggi stesso Tu mi hai detto. Fammi camminare nella speranza, in questa attesa delle sorprese che Tu mi donerai in questo Natale. E grazie Spirito Santo, perché sei davvero la mia luce, la mia forza dall'alto e la presenza di Dio vivo nella mia vita. A te la gloria, oh Gesù, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, lo slogan di questo primo giorno di Avvento: non dormire, ma veglia con la parola. Questa è la nostra forza per non addormentarci. Vegliare, pregare con la Sua parola. Amen. Carissimi, conoscere la parola, studiare la parola, riflettere sulla parola è fondamentale. Ecco perché abbiamo iniziato a accogliere diverse iscrizioni in questo nuovo anno della nostra scuola biblica e vorrei leggervi una testimonianza di una nostra sorella. Viene dal Messico e si chiama Patti, che dopo 3 anni di questo corso testimonia. La mia testimonianza di questa scuola biblica online è meravigliosa, perché anche se avevo già seguito altri diversi corsi biblici, questo corso mi ha cambiato, dandomi un'altra prospettiva. Anche se stavo facendo ogni giorno da 15 anni la mia preghiera personale, Dio non è mai abbastanza. Grazie Padre Luca per il modo in cui hai spiegato le lezioni e per la tua dedizione. È davvero un tesoro inestimabile avere quel rapporto con la persona di Gesù nella sua parola e scoprire quell'intreccio prezioso dalla Genesi all'Apocalisse. Morire abbracciato alla sua parola è il mio sogno. Grazie. Noi ringraziamo te, Patti, per questa bellissima testimonianza, perché ci fai innamorare ancora di più della Bibbia e di questa parola meravigliosa che sperimentiamo giorno dopo giorno. Potete iscrivervi alla nostra scuola biblica online sul nostro sito. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.